Tutti benvenuti qui di nuovo sulla Coronella. Allora, finalmente ha smesso di piovere perché nell'ultima puntata si era messa a piovere e qui non potevamo andare avanti, ma adesso ho fatto correre un po' avanti il tempo perché così almeno riusciamo a raccogliere questo campo qui e poi adesso andremo ad attivare la mod, quella che ci dà in automatico l'acqua per le produzioni, ma nel frattempo prima facciamo un paio di giri e dopo andiamo a vedere come funziona. Non l'ho mai vista e non so neanche come funziona. Ci ho dato una mezza lettura veloce, però niente di particolare. Allora vediamo un po' se riusciamo a capirci bene come funziona, così che almeno, riesco a vedere un po', perché altrimenti ogni volta gli devo portare l'acqua e diventa un casino. E dove vai? Perché ti fermi? Dovevi solo andare avanti. E così almeno abbiamo una cosa un po' più automatizzata. Così ci possiamo dedicare ad altro e quella situazione lì se la va in automatico. Di sicuro pagheremo qualche cosa perché non penso che è un servizio gratis, ma questo poco importa. Quando una cosa è comoda, è comoda. Poi ho attivato anche un'altra mod che andremo a vedere insieme ed è quella delle produzioni. Vediamo un po' come funziona anche questa, se ci dà una mano, altrimenti se vedo che ha poca utilità, torno a disinstallare questa mod. Io sono uno, diciamo che non mi piace avere delle mod inutili, tutti quelli che sono inutili o che io ritengo che non utilizzo, che non mi sono comodi o non mi servono, li tiro via, non li tengo neanche nella cartella, così che nel momento in cui devo fare delle modifiche ho solo ed esclusivamente quelle dentro che mi servono e non altre. Allora, io direi che qua adesso possiamo iniziare a fare un po' un sali e scendi perché qua di spazio ormai ce l'ho. Quasi quasi facciamo una cosa. Vado a scaricare questo poco qua, così dopo ci metto dentro l'aiutante. E se la vede lui, vediamo un po' se da qui riusciamo ad attivare quella mod lì. Non so neanche come si attiva. Accendi, 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 ritrai. No, allora intanto con il joystick di sicuro non possiamo accenderla. Adesso dopo andiamo a vedere se abbiamo qualche tasto in più sulla tastiera. Allora, vediamo se così lo prendo, altrimenti ci si cerca. Me l'immaginavo quasi che si cercasse una direzione lui per i fatti suoi. Andiamo a vedere. Oh no, qua no. Andiamo a vedere qui. Allora, nascondere, licenze operai, licenze, licenze, licenze. No, chiudi HUD, course plan, una cosa del genere. Niente, allora qua non mi dà niente. E per aprirlo, come si fa a fare quel per vedere come funziona quella mod lì? È un po' un casotto. Vediamo se qui nei comandi. No, nei comandi no, qua. Se qui nei comandi è venuto fuori qualcosa di nuovo. Vehicle Scania. Roadrunner product. Eccolo qua. Control Alt Keypad 8. Ok, adesso andiamo a vedere subito. Temo, diamo un'occhiata a lei qui che
Gli facciamo fare, infatti, proprio quello che non volevo io. Tu devi fare prima, facciamo prima questo, così che lavoriamo. Così che adesso lei fa quello e noi andiamo a vedere come funziona questa bella mod, perché ho visto la presentazione e mi piaceva. Sarà molto utile, vediamo, specialmente se abbiamo tante produzioni o piccole produzioni attive come in questo caso, probabilmente. Allora, Ctrl Alt e Pad B, non funziona. Perché? Forse perché dovremmo essere a terra, non sul mezzo? Allora. È una cosa che... Allora, fai anche questo. Così che abbiamo finito questo lato qua. Finito questo, possiamo benissimo iniziare a raccoglierla, così che mentre il nostro aiutante fa una cosa, noi ne facciamo un'altra. Ieri quel po' che ho raccolto l'ho dato subito alle mucche, ma gliene devo dare ancora. Allora scendiamo un po', non vorrei che come la bank manager, che se sei sul trattore non funziona. Keypad 8, non funziona. Keypad 8, allora andiamo a vedere di nuovo. Non qui, ma ehi. Ma perché? Allora, qui abbiamo detto Alt, Control, più Alt, più Keypad 8, Reload Configuration. Ah, vabbè, ho sbagliato io. Toggle Production Display On Off, Toggle Animal Display On Off, Toggle C. Oh, ce ne sono addirittura diversi. Allora, Alt, Keypad 8. Al keypad 8, però non me lo fa. Keypad 7, aspetta, non vorrei che ho disattivato questi. Allora questo, ah, aspetta, non vorrei che alt questo, no? Beh, a me non funziona. Io stranamente solito non mi funziona. Allora, vediamo un po' se io faccio così e poi faccio. Allora, questo mi sparisce. Ah, non vorrei che va in... Strana però sta cosa qua. Perché no? Allora, Alt più Keypad 8. Proviamo l'altro 8. No, e Keypad è quello. È strana sta cosa qua. Proviamo di nuovo Alt Keypad 8. Ah, è lui. E lui e funziona pure. Perché non mi funziona se accendo questa roba qua? Strano, strano, eh? Allora, a un certo punto mi disattiva quello dei mezzi. Vedete qua sotto in basso? Ah, aspetta. Qualcosa me l'ha dato. Dov'è? Ah, adesso me l'ha dato. Pascolo per pollame. Certo che è strano. Stalla per bovini con allevamento. C'è un po' di confusione, eh? Produttività below. E questo è quello degli animali, che io però non volevo gli animali. Non vorrei che è la tastiera che scherza. Va a vedere. Allora, tastiera. Quello degli animali me lo dà, anche a volte no. Allora,
No, niente affatto. Adesso mi dà quello degli animali, ma non mi dà l'altro. Strano, l'unica cosa che a volte mi sperisce è quello dei trattori qua in basso. Non vorrei che va in conflitto con un'altra mod, quella che avevo installato precedentemente. A questo punto, l'unica cosa che mi viene da pensare è quella. Magari però è strano perché quello non c'entra niente con quella. Non saprei. Strano, è strano. Che strano, è strano. Allora adesso vado a vedere come si attiva quella, come si disattiva, perché non dovrebbe andare in conflitto. A meno che non ne devo disinstallare una. I don't know. Vabbè. Qui secondo me ce ne va pure poco perché ormai siamo quasi pieni. Eh sì. Vabbè, torno a metterla a lavorare e vado a scaricare. Odio quando tu installi una cosa e poi non ti funziona. Già che non ero molto convinto nell'installarla, però adesso che non funziona mi dà da fare sta cosa qua. Allora, dove sei? Qui. Allora, andiamo a scaricare. Aspetta, però da là c'è una salita assurda. Facciamo il giro di qua. Che qua ha un pelo più pari. E facciamo meno fatica. Ragazzi, abbiamo superato le 50 puntate sulla coronella. E mi sembra di non aver giocato quasi niente su questa mappa qua. Però. Beh, io l'unica cosa che penso è che secondo me va in conflitto con qualche altra mod. Aspetta che andiamo a vedere adesso. Se qui mi dice qualcosa. Guardate un po'. Guardate un po' che casino. Product. Vedete, vedete, vedete. Running Lua Method Draw. Production Inspector. Qualcosa c'era. Concatenant a nil value. Secondo me c'è qualche errore. O per meglio dire, va in conflitto con un'altra mod installata e secondo me è proprio quella dei veicoli che ho io qua in basso. Forse, non sono sicuro. Vabbè, boh, non lo so. Aspetta, lui cosa mi dava? Se io vado qui. Vediamo, ha detto che mi dà produzione animali e silo. Se io provo a com'era? Control Alt Keypad 8. Vediamo cosa succede. No, sembra imballato. Vabbè, allora abbiamo già capito che c'è qualcosa che non va. Aspetta, con però la Vehicle Inspector. No, Production Inspector. È proprio quella l'ultima che ho installato. Cominciamo bene. La installi e già non funziona. Ma ce n'è una. Ne ho visto che ce n'è un'altra, piccolina, ma molto più piccola di questa. Probabilmente funziona meglio di questa. Andrò a cercarla. Non lo so. Adesso vedo. Ho visto che. C'è in giro perché l'ho visto, ma adesso non mi ricordo neanche dove l'ho visto. Cioè, boh, non lo so. Proveremo, proveremo. Ormai questo lo finisco di giocare perché è inutile che
Adesso mi fermo, faccio partire il gioco, tanto il gioco funziona, è solo la mod che non funziona, non vuole collaborare. E a questo punto, al prossimo giro la tiro via. Che ci posso fare? Adesso però andiamo a vedere anche l'altra mod, perché se anche l'altra mod fa dei capricci, cioè a un certo punto basta questa cosa qua. Lì abbiamo la cascata d'acqua, caricheremo l'acqua lì. Però mi dà noia perché non funziona e vorrei capire il motivo. E per capire la cosa, se è dovuta a un'altra mod, sarebbe forse il caso di provare a installare solo lei in un altro safe game. Sì, magari uso questo. Tiro via tutte le altre mod e provo quella, vediamo un po' se è quello il problema o meno. Vabbè, ma comunque andiamo a vedere l'altra mod invece, che è quella per l'acqua. Allora, visto che sono qui e c'è anche il trattore fermo qua, direi che allora tu. Intanto guardate che meloni sono cresciuti. Manca di nuovo dell'acqua? Sì, secondo me. Sì, perché ne avevo portata poca e era solo per passare la notte. Ma la notte è già passata e qui di acqua siamo a zero. Fammi vedere quanta ne ha qua. Mi fai vedere qualcosa? Tu open, per favore. Ah, vabbè, devo entrare dentro. Due marroni. Allora, vediamo qui. Anche qua devo entrare dentro. Allora, qua è asciutto, così è meglio. Allora, qui è asciutto completo. Acqua manca. C'era scritto di selezionare. Nascondi. O qua. Attiva automatic irrigation. Activate automatic irrigation. Allora, do you want to turn on the automatic irrigation? When this system is turned on, the water will be automatic refill and fees will be changed to your account. Beh, proviamo. Ops, già pieno. Quanto mi è costata questa cosa qua? Non si sa? Costa questa cosa qui? Entrata e tenuta. Costi di produzione. Pagamento salari. Per adesso non trovo niente di nu voce nuova e non ce ne sono. Abbiamo prestito qua di 50.000. Se lo voglio restituire. No, ho 57.000. Come lo restituisco? Rimango senza manco un centesimo. Non va bene. Allora, lasciamolo quello per com'è. Anche le mucche, l'acqua. No, l'acqua, le mucche no. L'acqua alle mucche non la dà, la dobbiamo dare noi. Ma qui glielo dobbiamo portare pure da magnà. Allora andiamo a vedere le altre. Questa va bene. Ma per ognuna dobbiamo attivarla? Aspetta, vado a vedere i prezzi. 6860. 6860 attivato. Yes. 68. Wow. 6860 si è accollato 1.000 euro. 1.000 eurini. E questa cosa qua da dove se li ha preso? Da pagamento salari, costi di produzione, entrata tenuta. Allora, 3, 2, quanto era prima? Ah, cacchio, non ci ho fatto caso. Allora, 3, 2, 16. Andiamo a provare un'altra. Altra produzione ne abbiamo? Questa no, pallet no, olio mais no, 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 no. E questa non voleva dell'acqua di sicuro, questa nemmeno. Quella che imbottiglia l'olio, ci penso neanche. Qui dovremmo andare a tirar fuori l'olio perché altrimenti non produce più. Ok, niente. Allora, questi qua sono gli unici due che avevano bisogno dell'acqua e non so quanto mi sia. Allora, io penso che intorno a 1.000, un millino se li sono fregati. C'è da vedere quanto se ne fregano al giorno o quante se la paghi una volta sola o la paghi ogni volta, ogni giorno, boh, non lo so. Non lo so.
Comunque qui è di nuovo in produzione, usciamo, chiudiamo. La mietitribbia ancora no. Andiamo a prendere questo. Vediamo se questo ci dà qualche altro problema. No, solo quella che ci dà problemi. Brutta mod, cattiva mod. Ok, allora, a sto punto io di te ho solo bisogno per il latte. Allora, tu ti vai, andando collegalo, ti vai a parcheggiare e dopo devo tornare qui a prendere sia le mod, se le mod, vabbè, cacchio dico pure io. Ho registrato troppo oggi, comincio a essere stanco. Eh sì, perché sto lavorando anche ai percorsi di autodrive per la nuova mappa. Allora, un po' questo, un po' quello. O dovrei abbandonare, no, abbandonare, mettere un po' da parte uno dei miei gameplay per dedicarmi un po' più assiduamente alla registrazione dei percorsi. Devo prendermela un po' più comoda con i percorsi, ma altrimenti non verremo più fuori. Cioè, non, la nuova serie verrà fuori. Io volevo tirarla fuori entro non questa settimana, ma la prossima, massimo fine mese. Ma devo vedere come si è messi con i percorsi, altrimenti aspetteremo un altro po'. Perché almeno tutti i percorsi che collegano tutti i punti vendita e tutte le produzioni, quelli voglio che funzionano. Per quanto invece riguarda i campi, inizialmente registro solo quelli miei. Penso che 3, 4, 5 campi che andiamo a comprare e poi piano piano, prima di metterlo disponibile per in download, se qualcuno fosse interessato, vado a collegare anche gli altri campi. Ma fino ad allora non tirerò fuori il nuovo gameplay perché non mi piace fare le cose proprio così a metà. Aspetta, prendo direttamente lei, visto che devo spostare tutti e due. Spostiamo lei. Allora. Ups. Ok. Non l'ho fatto con autodrive, perché sicuramente qualcuno di voi sta dicendo, ma perché non lo fa con autodrive? È perché abbiamo pochi soldi e qualcosa la dobbiamo risparmiare. Tanto è solo un campo, è qua vicino, siamo su questo campo, altro da fare, non ne abbiamo. Ci possiamo dedicare sia alla mietitribbia che al nostro aiutante qui per scaricare e caricare. Dai. Comunque, se voi sapete qualcosa, come funziona questa mod qui della produzione, fatemi sapere qualcosa nei commenti. Magari se sapete come funziona questo, o magari ne conoscete un'altra, fatemelo sapere. Magari ne provo un'altra o torno a provare questa in un modo magari diverso. O forse qualcuno sa con quale mod va in difficoltà. Magari così la vado a disinstallare. Ce ne vanno altri 7000. No, va bene. Dove vado? Qui. Allora, via, 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 via. Ok. Andiamo a raccogliere un po' di paglia. Ok, allora, dove ero fermo? Boom, mi ricordo neanche. Adesso parto, poi vediamo. Ehi, parto, partito bene, alla grande. Cosa vuol quello? Ah, ha raggiunto il parcheggio. Beh, potrei farlo tornare indietro, andare a prendere il rimorchio. Vabbè, adesso carico questa paglia qua. E magari dopo torno indietro a prendere il rimorchio, ma tanto per adesso non mi serve. Adesso la cosa che devo fare è raccogliere sta paglia qui. E ritornare
rifornire le mie mucche per prima cosa, perché quelli sono quelli che necessitano di più della paglia. La parte restante invece la conserveremo, metteremo nei silos per altri giorni, no? Quando non ne avremo fresca da raccogliere. Uno di sti cacchio di rimorchi qua mi serve, devo andarne a comprare uno, che pagare sempre il noleggio non ne vale la pena. Costa troppo, ma non abbiamo i soldi perché costa troppo anche lui qui. Secondo me ci vorranno 70-80 mila, perché ne voglio uno medio, non proprio grosso e manco proprio piccolo piccolo. Secondo me questo potrebbe andare. Ho un tipo un 40 mila, non di più. Vediamo cosa c'è. Le mie mandorle sono in fioritura, guardate un po' che bel colore degli alberi, il bianco. Dovremmo comprare anche la piantagione di olive. Quanto costa? Boh, non ci ho neanche guardato. Quanto costa? Vediamo un po' quanto costano le olive. Dove sono? Olive. Queste sono olive? Queste sono pistacchieto e questo cos'è? Ah, queste erano mandorle. Ok. Ma non c'erano anche le olive? Non ricordo male io. No, non ci sono le olive perché c'è il pistacchieto. Quanto costano i pistacchi? Terra. Oh, 100 siamo un po' a corto di soldi. Potrei vendere questo pezzetto qua di bosco. Torno a venderlo, tanto non è che mi serve tantissimo. Cosa c'è sul 77? No, che compra? Torna indietro. Oh. C'è qualcosa tipo una segheria? No, c'è la produzione di pellet. Ah, mi sono ricordato adesso. Ok, portiamo questo dalle nostre mucche. C'è nebbia, mi sembra più che in Francia, mi sembra che siamo Londra, questa nebbia. Almeno c'è il sole, siamo in agosto, però c'è questa nebbia qua che è brutta da vedere. Guarda che bella pila di legna, quasi che se me la porta a camino per il camino, me la porta a casa per il caminetto. Non sarebbe malaccio. Sto pensando ancora a quella mod che non funziona. Che due smarones. Allora, ho ammazzato un altro. Ah, qua tutti i giorni ne ammazzo uno. Quel passaggio pedonale è pericoloso per loro. Devono capire che in un modo o nell'altro si devono anche fermare loro. Mica mi posso fermare sempre io. Anche se il codice della strada dice di no, ma noi diremo di sì. Diriamo. E cosa ci fa la mucca? Vai a mangiare direttamente dal robottino qui. Allora fammi vedere, qui della paglia, non ce n'è più. Scarichiamo uno di questi. O forse c'era. Beh, non mi ricordo, fammi vedere. Si vede quando da una parte? Me lo fai vedere da una parte se c'è? Non c'è? Non c'è, non c'è. Il robottino è chiuso qui. Ah, che gara, non si vede un tubo. Vabbè, scarichiamo questa cosa. Poi mi sembra che ci vuole anche il mangime minerale. Minerales, cosa c'è qui? Tombino. Oh, ma mi fa. Ah! Oh, raga, quella maledetta mod mi ha messo tutto in tilt. Non vedo più niente qua io. Fammi vedere. Allora, 7, 8, 9. Funziona un tubo.
Aspetta, ho sbagliato pure il pulsante. Vabbè, installa per bovini. Ah, finalmente qualcosa. Si è sbloccato. Uno si è sbloccato. Con. Qua non vedo niente. Qua vedo questo. Pascolo per pollame. E sblocco. Ah, ma blocco quello. Non va mica bene questa cosa qua. No, 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 quella mod deve fare un volo di quelli supersonici. Mangia, manca il mangime minerale, ma quel. Adesso quella cosa sparisce? Non sparisce più. No, 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 no. Siamo pieni, pieni di liquame. Non abbiamo un silos per il liquame? Ah. Mucca. Spostati. Non si sposta. Ah, allora, qui dobbiamo tirar fuori il liquame perché siamo 100.000 litri di liquame che dobbiamo tirar via in un modo o nell'altro perché altrimenti ci dà solo fastidio e poi non ne produce più. Ma io un silos per il liquame? Non penso di averlo. No, perché. Aspetta, però abbiamo un silos qui. Quel silos che c'è qua. Cisterna liquidi. A cosa serve? Deposito liquidi, ma di sicuro non per il liquame. Questo secondo me serve. Vediamo se mi fa vedere. No, allora qui posso scaricarci dentro. Ma di sicuro però non. Aspetta, andiamo a vedere qui. Costruzione silos. Allora, i silos, quelli per il liquame. Allora, questi dovrebbe essere. Infatti, e qua ci va? Erbicida e fertilizzante, che significa che non va bene. Questi invece sono i silos normale. No, 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 no. Abbiamo bisogno di un silos, di quelli all'antica, diciamo. All'antica si fa per dire, perché qui. No, non ce n'è. Extension, mandorle. No, ho bisogno di uno di questi. E lì c'è lo spazio per andare a piazzare uno di questi? Ah, aspetta, ecco, così non lo troverò mai. Qua siamo nelle pecore. Aspetta, qui. No, 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 mi sono perso. Allora, mucche, 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 mucche. Mucche, mu, qua. Visita. Ok. Andiamo a prendere di nuovo quello, silos, questo. Dove lo metto? Oh, domanda di 1 milione di dollari. Qui. No, qui è troppo in mezzo. Qui non ci sta. Me ne serve uno più piccolo. Uno di quei sotterranei, una cosa del genere. Questo deve essere posizionato vicino ai silos della tua fattoria. Non c'entra un tubo questo. No, 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 no. No, questi sono degli ampliamenti, addirittura ancora, ancora più grande di quello. No, no, no. No, l'avevo visto su uno dei piccoli pozzetti che puoi posizionare anche. Fertilizzante. Hydrant with water. No, 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 no. 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 No, sono dei piccoli pozzetti che posizioniamo vicino. Ancora quella cosa lì. Oh, basta. Dove sei? Via. Via, 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 che non sei utile. È più dannosa che tutto il resto. Comunque, adesso dopo la disinstallo. No, quella che dico io sono dei pozzetti piccolini che possiamo piazzare un po' dove vogliamo, tipo qui o qua o là. Che ci va un milione di roba, una cosa del genere. Che non costa neanche tanto. Ma io direi che forse siamo molto molto lunghi, abbiamo sforato di nuovo questa puntata qua. Termineremo, abbiamo, o terminerò di nuovo la puntata qui alla stalla con il mio trattore con la paglia. Niente, vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre qui con la Coronella. Un salutone, ciao!